Allora, chi abbiamo ai numeri? Chiara, perfetto. Così siamo sicuri di non sbagliare i numeri, dai. Con l'atleta 2-3-1 Mantegazza Andrea in vantaggio, che tira il gruppo fondamentalmente. Andiamo col passaggio di meno 11, sempre Mantegazza che tira il gruppo. Passaggio di meno 10, ragazzi, Mantegazza sempre che tira il gruppo, ma un gruppo molto molto vicino, nel senso nessuno prende lo sprint per andare a prendere decisamente la testa della classifica, diciamo che preferiscono studiarsi in questo momento. Passaggio di meno 9, sempre Andrea Mantegazza che continua a tirare il gruppo, che si è creato una piccola frattura tra i primi 4 e gli altri 5, ma facilmente recuperabile. Per ora siamo ancora a meno, dal passaggio erano a meno 9, quindi c'è tutto il tempo per definire l'ordine d'arrivo. E siamo adesso al passaggio del meno 8 con un cambio in testa, abbiamo adesso la 3880 che è Silva Giuseppe che sta portando il gruppo verso il passaggio numero 7. Tra un po' vedremo com'è l'ordine al passaggio numero 7. E siamo più o meno a metà gara con questo passaggio al meno 7. E Andrea Mantegazza riprende la testa del gruppo, anche se, ripeto, sono sempre molto vicini, quindi non c'è ancora nulla di scritto. Ed ecco qua che siamo al passaggio numero 6,
cambio della guardia in questo momento col numero 92 che prende il comando delle operazioni, Pisano Sebastiano, ma ripeto, siamo ancora al passaggio numero 6. E andiamo verso il passaggio al numero 5 di meno 5. Tre atleti si danno il cambio. In questo momento abbiamo l'atleta Silva Giuseppe che è passato sul traguardo come primo, ma in realtà sono tre atleti che si giocano la prima posizione alternandosi sfruttando del via. E andiamo a questo passaggio meno 4 con Pisano Sebastiano in testa, ma gruppo molto molto compatto, quindi non siamo in grado oggi in questo momento di dire come finirà questa gara al passaggio meno 4, il gruppo era ancora molto compatto. Passaggio del meno 3, gruppo ancora compatto, sono sempre lì. Abbiamo l'atleta 880 Silva Giuseppe che sta facendo l'andatura, ma in realtà è un'andatura praticamente concordata perché è tutto il gruppo che va più o meno alla stessa velocità, ma fra poco dovranno fare il piccolo sprint perché mancano due giri. Fra poco sarà il passaggio meno 2. Ed ecco qua Andrea Mattegazza che prende un po' di vantaggio sul meno 2, sul passaggio al meno 2, sta facendo un pochino il vuoto, sta cercando di prendere il vantaggio che gli permetta di chiudere questi 5.000 in linea in testa. Vediamo un po' come andrà a finire. E andiamo, campana, Andrea Mattegazza in vantaggio importante su Silva che è il secondo, vediamo se riesce in un sprint a recuperarlo. E andiamo a chiudere questa 5.000 metri con l'inline 360 Andrea Mattegazza che chiude col tempo di 9.02 e 79. Bravissimo Andrea.